nelle notti invernali che varcano orizzonti portando dei segnali. Ci sono stelle e comete che tracciano una via per arrivare al bivio di una periferia. Non vedo nuovi giorni nel volto di quei vecchi che guardano i paesi di case senza anima. Voci di maggio, un maggio così non c'è mai stato. Siamo in compagnia di Aldo Manunta, che è il direttore della Coldiretti Nuoro Ogliastra. Tempaccio, Sì, oggi purtroppo il tempo non è dei migliori, però la manifestazione va ugualmente avanti, insomma. Non sono sicuramente le condizioni meteorologiche a rovinare quella che oggi è una grande festa. Cosa significa essere direttore della Coldiretti Nuoro Ogliastra e cosa tutto sta facendo la Coldiretti per fare la promozione poi di quelli che sono i prodotti locali? Beh, Coldiretti è la principale organizzazione agricola nazionale, anche provinciale e regionale. Coldiretti sta portando avanti un progetto che è un progetto per una filiera agricola tutta italiana fermata dagli agricoltori, che ha lo scopo di riportare redditività alle aziende agricole, attraverso la riscoperta di quelli che sono i prodotti locali, perché è soltanto attraverso la promozione dei prodotti locali che poi si porta l'economia anche nei territori. Oggi si festeggiano i 10 anni di Voci di Maggio, 10 anni importanti che hanno comunque regalato grandi successi alla città di Nuoro. Sì, questo è il decennale, una manifestazione che sin dal primo anno è stata appoggiata da Coldiretti, ed anche in questa occasione noi ci siamo assolutamente ben promossi per sponsorizzare ulteriormente questa manifestazione. Oggi abbiamo supportato la manifestazione attraverso un'esposizione di prodotti locali che, come dicevo, sono fondamentali per promuovere il territorio. Purtroppo non ci sarà la gara di tosatura che cercheremo di recuperare quanto prima a causa delle condizioni del tempo. Allora, direttore, io le faccio i complimenti per il buon lavoro che state sempre facendo come Coldiretti. Grazie. Ma vi faccio anche i complimenti per ciò che è stato fatto. Lo ricordiamo, Saparadura in Abruzzo pochi mesi fa. Noi come Teleregione siamo stati presenti e abbiamo raccontato, insomma, questo momento importante per i nostri amici abruzzesi. Quest'oggi, a proposito di Coldiretti, ci sono anche i prodotti locali abruzzesi. Sì, oggi abbiamo la visita di alcuni produttori abruzzesi, ci ha fatto molto piacere, insomma, questo proprio per significare che comunque sia in tutti i territori è importante promuovere il prodotto locale, perché il prodotto locale poi promuove anche il territorio. Quindi sicuramente un connubio importante, e i nuoresi hanno potuto assaggiare quindi specialità sia nostrane che specialità abruzzesi. Noi intanto, mentre stiamo parlando, proprio in questo momento stanno andando in onda le immagini poi dell'Abruzzo, di ciò che è stato proprio in occasione purtroppo di quel terremoto dello scorso aprile. Sì. Cosa gli è rimasto nel cuore poi di questa regione, di questo territorio? Beh, visitare l'Aquila è stato un momento abbastanza toccante, perché è come se il tempo si fosse fermato. Quello che è l'augurio, insomma, di tutti quanti è che anche quelle popolazioni possano riprendere a vivere nella normalità, e questo speriamo anche quanto prima. Purtroppo la tragedia ci ha toccato molto, e la dimostrazione di come il gesto di solidarietà dei pastori sardi ne è proprio appunto la dimostrazione. Come detto, noi ci auguriamo che la situazione in Abruzzo possa ricominciare a funzionare come era prima, insomma. Lo speriamo. Intanto noi a questo punto ci spostiamo e continuiamo a raccontare questa giornata ventosa e piovosa di Voci di Maggio. Grazie, direttore. Grazie a voi.